Sono le 18.45 del 27 ottobre 1962. Temperatura 9 gradi, pista 36. Quello che state ascoltando è un documento unico, è la registrazione originale, inedita, delle comunicazioni via radio tra la torre di controllo di Linate e India Alfa Papa, nome in codice dell'aereo che stava portando a Milano il presidente dell'ENI Enrico Mattei. Nonostante il maltempo, la voce del pilota Ernerio Bertuzzi sembra tranquilla. Il pilota aziona il comando per l'apertura del carrello. India Alfa Papa non risponde più, l'aereo è precipitato nella campagna di Bascapè a pochi chilometri dall'aeroporto. Muoiono il presidente dell'ENI Enrico Mattei, il giornalista inglese William McCall, il pilota Ernerio Bertuzzi. Ma cosa è successo veramente a quell'aereo? Si è trattato di un incidente o di un sabotaggio? La morte di Mattei è stata il primo mistero italiano. Noi l'abbiamo raccontato a Mixer e ve lo proponiamo. Contro di noi si è sollevata una polemica terribile e abbiamo seguito a lavorare, a rafforzarci, cercando di non farci colpire. 27 ottobre 1962, caduto bireattore ingegner Mattei. Mattei era sull'aereo. I frammenti sparsi in un largo raggio fanno pensare che l'apparecchio sia esploso. La sciagura non ha avuto testimoni oculari. La parte anteriore dell'aereo è visibile nella buca profonda oltre 4 metri. Il 28 ottobre tutti i quotidiani aprono con la morte di Mattei. Adesso che è morto, chi l'aveva combattuto lo elogia. I pochi che lo amavano lo mitizzano. Tutti riconoscono che sarà difficilmente sostituibile e che è morto povero. Non era comunista, scrive il New York Times, sebbene avesse sviluppato durante gli ultimi anni una forte deviazione anti-americana e anti-NATO. Si avanza l'ipotesi che sia stato assassinato. Una lotta terribile, senza esclusione di colpi. Io ho visto insieme dall'altra parte società inglesi, americane, olandesi, francesi, belgi, tutti uniti contro di noi. In un rapporto segreto del National Security Council del 1961 si legge: la politica petrolifera italiana, dominata da Mattei, ha sferrato attacchi alle maggiori compagnie petrolifere occidentali e alla loro struttura internazionale dei prezzi, con un impatto distruttivo nei rapporti tra le compagnie stesse e i governi del Medio Oriente e ovunque. Le tattiche di Mattei hanno inoltre alimentato, specialmente in Africa, sentimenti anticolonialisti. Nel documento sembrano esserci tutti gli elementi che via via svilupperemo nel corso di questa inchiesta: la politica del petrolio, i servizi segreti, gli interessi economici delle multinazionali del petrolio, il ruolo dell'Italia nello scenario internazionale del primo dopoguerra, il colonialismo e la realtà africana emergente. Ma intanto, chi era la vittima? Enrico Mattei. Enrico Mattei nasce ad Acqualagna, un paese delle Marche, il 29 aprile del 1906. A 14 anni Enrico Mattei lascia la scuola per fare l'operaio, 10 ore di lavoro al giorno per una paga misera. Poi trova un posto migliore nella Conceria Fiore, dove lavorano 150 operai. A 23 anni è diventato direttore, ma è solo l'inizio. Adesso mira più in alto, si trasferisce a Milano a metà degli anni 30 in un industriale di successo. Per le sue capacità organizzative viene nominato comandante delle formazioni partigiane cattoliche. Qualche giorno dopo la liberazione, il comandante partigiano Enrico Mattei, l'8 maggio del 45, sfila nelle strade di Milano a fianco del generale Cadorna, di Luigi Longo, di Ferruccio Parri, di Giovanni Battista Stucchi e Mario Argenton.
Qualche giorno dopo la fine della guerra, Mattei era stato nominato commissario straordinario dell'AGIP dalla Commissione Centrale Economica del Comitato di Liberazione Nazionale per l'Alta Italia. L'incarico era quello di liquidare l'azienda di Stato e cedere tutto ai privati. Prima di liquidare, Mattei cercò di capire che cosa gli avevano affidato. Gli ordini era abituato a darli, non a eseguirli. Mattei, a soli 39 anni, è diventato oramai già un uomo scomodo, un uomo contro, un uomo che mette perfino in discussione le clausole del trattato di pace con gli Stati Uniti, che prevedono dei pesanti vincoli per noi nella fase di ricostruzione. Non vuole svendere le risorse nazionali, vorrebbe trovare dei privati con i quali costruire il futuro energetico dell'Italia, ma non li trova perché non ci sono e deve fare da solo, e questo lo espone a un grave rischio. Mattei non ha dubbi, per la ricostruzione le fonti energetiche sono strategiche. Richiama i tecnici dell'AGIP fascista e riprende ricerche e perforazioni. Agli attacchi continui di Don Sturzo, che sostiene gli interessi della Galfa americana, Mattei risponde costruendo il metanodotto. Per superare gli ostacoli burocratici, trasgredisce a 8.000 ordinanze, lavorando di notte. Quando mancano i soldi, garantisce i finanziamenti con le sue proprietà. Lo scontro sull'AGIP è politico, verte sulla legittimità dell'intervento pubblico nei settori produttivi, sul primato del libero mercato e dell'iniziativa privata. Tutta la grande finanza italiana, guidata da Giorgio Valerio, presidente della Edison, il più importante monopolio industriale italiano, è contro di lui, alleata con l'industria petrolifera americana, sostenuta dalla politica energetica del Dipartimento di Stato. Ma quando arrivammo al primo pozzo produttivo di Caviaga e il metano uscì fluente, veramente rivelando una grande ricchezza al paese, nello spazio di circa un mese furono presentate circa 300 domande di concessione, che coprivano tre volte tutta la Valle Padana. E fu anche allora come una leggendaria, ripetendo proprio una leggendaria, corsa all'oro, cioè una corsa per l'accaparramento delle concessioni della Valle Padana. Aveva una grande idea, che non si poteva sviluppare l'economia italiana fuori dall'autarchia senza acquisire un minimo di indipendenza internazionale in materia energetica. Da lì nacque l'idea dell'ENI, che non fu così semplice. De Gasperi era perplesso su pressione delle grandi multinazionali e anche del governo americano, ma alla fine, quando anche De Gasperi si convince, nasce l'ENI. La sigla del cane a sei zampe dunque sta per nascere, e le sue fondamenta, come abbiamo sentito dal senatore Granelli, si basano su una semplice intuizione. Ma quanto quest'idea, per quanto semplice, sia dirompente per l'assetto politico ed economico internazionale, forse non è chiaro a molti. È invece chiarissimo a lui, a Mattei, che decide di andare avanti ad ogni costo. Molti dei partigiani cattolici che hanno lottato con lui sono stati assunti all'AGIP e portano nell'azienda l'entusiasmo di farne la struttura portante della ricostruzione, dello sviluppo e dell'occupazione. Le perforazioni riprese sin dal 45 continuano. Dai 14.000 metri del 49 si passa ai 130.000 del 52. La rete del metanodotto, che dal 48 collega il pozzo di Caviaga alle industrie bergamasche, si estende a tutto il nord, fornendo a tutti energia a buon mercato. Anche il numero dei pozzi cresce. Nel 1952 quelli attivi diventano 6. Nel 1953, dopo un dibattito durissimo, il Parlamento approva la legge costitutiva dell'ENI, che assegna l'esclusiva della ricerca nella Val Padana al nuovo ente. Nel 1956, nel panorama conformista del giornalismo italiano, nasce un nuovo quotidiano, Il Giorno, voluto e finanziato segretamente da Mattei, che ne affida la direzione a un grande giornalista, Gaetano Baldacci. Per costruire una grande impresa è necessario il consenso, Mattei lo sa e non vuole lasciare nulla di intentato. Mentre l'ENI diversifica e innova costruendo la prima centrale nucleare, gli attacchi si moltiplicano. Mattei corrompe, paga i partiti, compra i suoi nemici, dicono gli avversari. È vero,
ma nessuno parla del flusso di denaro che in quegli anni la grande finanza e i petrolieri americani elargiscono con generosità per le campagne contro Mattei. Su richiesta di La Pira, Mattei salva dalla crisi il Pignone, una sofisticata azienda meccanica, dà lavoro ai cantieri per costruire la flotta Agip, batte la concorrenza abolendo il deposito sulle bombole di Agip Gas. Nel nuovo stabilimento petrolchimico di Ravenna produce concimi azotati a prezzi inferiori a quelli del monopolio della Montecatini, crea una modernissima rete di distribuzione per la benzina super corte maggiore, i prezzi sono i più bassi d'Europa. Nel mezzogiorno sostiene la linea per il riscatto del sud dalle croniche condizioni di arretratezza, con lo sviluppo cresce l'occupazione e i voti alla DC. Noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno di lavorare. E non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare. Le parole di Mattei che abbiamo appena ascoltato sono un incentivo per superare la difficile fase della ricostruzione e per arrivare vittoriosi al traguardo del benessere. Per quest'uomo simpatico, dall'aria accattivante, dai toni gentili, dall'eloquio affabile e il successo popolare. Ma Mattei non è un politico e non ha nessuna intenzione di fermarsi ai bagni di folla. Il suo obiettivo è molto più ambizioso e travalica i confini nazionali. Adesso Mattei va all'estero da grande imprenditore. In Italia c'è solo metano e il petroliere senza petrolio stringe accordi con i paesi ex coloniali che vogliono affrancarsi dal dominio del cartello del petrolio. La sua politica è sostenuta dalla sinistra DC e dalla corrente di base. Il presidente Gronchi e Fanfani sono tra i suoi referenti politici. Il primo accordo importante lo firma con lo Shah in Iran, poi va in Marocco, Libia, Sudan, Tunisia, Nigeria, Ghana, Egitto. Offre a tutti condizioni senza precedenti nella storia del petrolio. Inoltre si occupa della formazione dei tecnici che arrivano a San Donato Milanese per imparare a gestire gli impianti che l'Eni sta costruendo in quei paesi. Per le grandi compagnie Mattei è ormai un problema serio. Parlano di lui come di un uomo che va in giro per il mondo come un guerrigliero. L'ex partigiano di un tempo che sembra arrivato quasi per caso ad essere un signore del petrolio diventa così una miscela esplosiva di Robin Hood e Che Guevara. La storia dei suoi sforzi è anche la storia dei popoli. Dietro l'Eni di Mattei non vi è soltanto una grande azienda pubblica che produce occupazione e ricchezza, ma soprattutto vi è un progetto politico che pone l'Italia al centro del Mediterraneo. E dietro la faccia bonaria di Mattei c'è anche l'ombra incombente di un uomo duro, risoluto, che desta l'interesse dei servizi segreti americani. I dossier col suo nome e col marchio di Top Secret raggiungono il tavolo dei presidenti degli Stati Uniti, prima Eisenhower e poi Kennedy. La politica di Mattei nuoce gli interessi delle sette sorelle, le compagnie petrolifere più grandi del mondo. Interessi così ramificati che nessun governo è in grado di controllare. Questa forza consente alle compagnie di esercitare un'influenza decisiva sui servizi segreti e sulla politica estera dei governi. Il controllo del mercato era garantito sin dal 1928 con un accordo segreto, quello della Red Line, una linea rossa che delimitava una parte del mondo all'interno della quale i firmatari del patto segreto non potevano farsi concorrenza. Nessuno doveva e poteva violare queste regole. Mattei stava violando questo patto. A livello mondiale i maggiori produttori di petrolio sono quelli che ne consumano meno, mentre i consumatori più forti sono anche quelli che controllano con ogni mezzo il mercato in maniera monopolistica. Io l'anno scorso, nel mese di dicembre, fui chiamato a incontrarmi con uno dei sette grandi, uno dei più grandi. Hanno un bilancio che è quasi pari al bilancio dello Stato italiano, di queste compagnie, a Monte Carlo, dove mi chiamò. Tutta la collaborazione riguardava l'Italia. Tenere su più i prezzi, guadagniamo tutti di più. È proprio il contrario di quello che devo fare io, che sono l'esponente dell'azienda dello Stato. Io devo cercare di portare al consumatore tutto quello che è possibile. E io gli dissi, ma in Italia, dico, sa, io credo che avete finito di fare una politica vostra, che da adesso in avanti la faremo noi. Mi disse, che cosa vuol fare in Tunisia? Ma dico, in Tunisia noi vogliamo costruire una raffineria. Dice, voi non farete la raffineria, dice, perché la faremo noi. Noi con una delle altre grandi società
del cartello insieme, di un'altra delle sette sorelle. E gli dissi, molto umilmente gli chiesi, cosa ne pensa se invece di farli in due, se si facesse in tre? Disse no. E allora io, a questo momento, tirai fuori dalla tasca la matita, avevo altri argomenti da discutere. Lo guardai, li cancellai e gli dissi, io ho l'impressione che non abbiamo più niente da dirci. Però dico, lei il colloquio di oggi se lo ricorderà per tutta la vita. Il modesto e pacato Mattei degli aneddoti è dunque anche il duro e deciso Mattei che non molla, scavalca gli accordi detti e scritti, abolisce le consuetudini, in piena guerra fredda si trasforma in una vera e propria spina nel fianco delle sette sorelle e poi con un gesto a sorpresa indossa il colbacco e va a Mosca. Nell'autunno del 60 Mattei firma un importante accordo con l'Unione Sovietica per l'acquisto di greggio. Le reazioni sono violente. La stampa statunitense lo definisce traditore perché mette a repentaglio la sicurezza della NATO e del mondo occidentale. L'accordo prevedeva l'acquisto da parte dell'ENI di un quantitativo molto considerevole di petrolio, che allora copriva quindi una quota non inferiore al 25% del fabbisogno dell'ENI in quel momento. Il prezzo fu eccellente, si staccò decisamente dai prezzi che venivano praticati allora dalle compagnie del cartello. Viva la Repubblica! Viva il popolo! Vive la France, grida il generale de Gaulle, ma in quel caso il grido è troppo anticipato per essere definitivo. La grandeur francese non ha fatto infatti ancora i conti con la reazione algerina e con la nuova realtà internazionale sempre in movimento e soprattutto non ha fatto i conti con la lungimiranza di chi, come Mattei, voleva abbattere i confini imposti dai signori del petrolio. Il sogno di un'Algeria francese si scontra con la guerra di liberazione. I tentativi di reprimerla con il napalm e le torture sono vani. L'Algeria francese divide la Francia. Mattei si schiera con la lotta del popolo algerino, pensa al futuro, a un'Algeria indipendente con la quale trattare alla pari per il petrolio del Sahara. La questione algerina dunque è un altro di quei tasselli che coincidono con le svolte della politica internazionale. E per la nostra inchiesta l'affare Algeria è un altro indizio fondamentale. Il 28 luglio del 1961 Enrico Mattei riceve una lettera proveniente dalla Spagna e la sua condanna a morte, decisa dall'organizzazione armata segreta contro l'indipendenza dell'Algeria, l'OAS. I giornali la riportano in prima pagina il primo di agosto. Questo è il testo integrale della lettera che metterà paura a Mattei. L'OAS, di cui avete certamente sentito parlare in Algeria e di cui conoscete i mezzi per sopprimere i disturbatori con gli attentati al plastico, ha il piacere di portare a conoscenza le decisioni che vi riguardano e che sono state prese in una riunione segreta a Parigi. Sono considerati come ostaggi e condannati a morte il commendatore Enrico Mattei e tutti i membri della sua famiglia. Ad ogni modo, questa decisione verrà messa in atto solo se, dopo questo avvertimento, il signor Mattei continuerà nelle sue attività nefaste per la Francia e i suoi alleati. Uno dei nostri emissari parte per Roma per mettere a punto la modalità della nostra decisione, nel caso che continuiate con le vostre attività sovversive. Quando lui si è trovato in difficoltà per questa minaccia di morte fatta dall'OAS algerino, lui che non si fidava troppo della polizia, dei carabinieri, dei servizi segreti, fu invitato ancora dal CEFIS, allora ero diventato dipendente dell'AGI, e andai a Roma e mi misi a disposizione. Mattei vive con la moglie a Roma all'albergo Eden in due piccole stanze. Il comandante Pacchetti organizza subito le misure di sicurezza, chiama altri partigiani e provvede a rendere sicuro l'albergo. Il piano superiore e quello inferiore vengono affittati e messi sotto il controllo della polizia. Pacchetti diventa l'ombra di Mattei, non è sposato, non ha figli, è pronto a dare la vita per il suo amico. Siccome in guerra era stato da noi, in montagna, era stato coraggioso durante la resistenza, dimostrare di avere FIFA, insomma,
per uno come lui, come un uomo in evidenza, poteva dar fastidio. Allora io lo facevo salire a sinistra, io salivo a destra, avevo sempre la machine pistola pronta, io avevo una pistola a 24 colpi, quindi, e gli mettevo il braccio così, di modo che la testa e il collo erano riparati da mio braccio. Io poi avevo il giubbotto che mi arrivava fin qua giù, ma era sotto la camicia, non si vedeva. Quindi le spalle mie e le sue, lui le riparava col braccio, le mie erano coperte anche se ci sparavano di dietro. Sabotato l'aviogetto dell'ENI, titola Il Giorno, è il 10 gennaio 1962. Rinvenuto un cacciavite in uno dei due reattori. L'ingegner Mattei doveva raggiungere il presidente del Consiglio Fanfani in visita ufficiale in Marocco. Il comunicato dell'ENI sottolinea che un corpo estraneo ha danneggiato il reattore e avrebbe potuto provocare un'esplosione. Mattei rinuncia al viaggio. Il 26 ottobre del 62 Enrico Mattei vola in Sicilia, a Gela. Il giorno dopo deve essere a Gagliano per assicurare alla popolazione che in Sicilia ci sarà lavoro per tutti grazie al metano. Dopo il discorso di Gagliano, Mattei parte da Catania diretto a Milano. Il pomeriggio del 27 ottobre nell'aereo con lui c'è il giornalista americano William McHale, inviato di Time Life. Il pilota è Ernerio Bertuzzi. L'aereo decolla alle 16.55. Tra quanto tempo fa vedere l'atterraggio? Passo? Tra un minuto e mezzo. Finisce così la rivolta di Mattei contro la dittatura dei petrodollari. Da quando ha disobbedito agli ordini di liquidare l'AGIP sono passati solo 17 anni. L'ENI è cresciuto, l'Italia è cambiata. Il crollo dell'aereo della notte del 27 ottobre del 62 ha trasformato quello che fino a quel momento era il problema Mattei nel caso Mattei, un mistero a due interrogativi: incidente o sabotaggio?